Le leggende sono produzione dell'immaginario popolare del mondo contadino che la Maremma ha avuto e che ancora in parte detiene. Sono la produzione dell'immaginario e sono anche la forma attraverso cui si dava in qualche modo miticamente spiegazione a cose di cui non si capiva il senso, forme della natura, aspetti del paesaggio, a volte anche paure, quindi diventavano forme di rassicurazione. C'era anche chi aveva capacità di invenzione e quindi aggiungeva particolari aspetti, situazioni, perché poi la leggenda doveva anche colpire, doveva la fantasia, avere l'attenzione e l'ascolto di chi la ascoltava. La leggenda dice che questa bella antiglia sia stata la regina degli Etruschi e viveva a Sovana. Era una bella donna, però lei aveva sempre il pensiero che dopo morta nessuno si sarebbe ricordato di lei. Era una signora ricca, bella, e a un certo punto quando arrivarono i Romani, credo, e lei aveva tanto di questo oro e lo fece fuso e ci fece questa carrozza. E la mise nella piazza di Sovana. E lì tutta la gente da tutti i paesi andarono a vedere questa carrozza. La mattina dopo la carrozza nella piazza non c'era più, era sparita la carrozza. E poi quando questa regina è morta si dice che lei sia andata dove nascose questa carrozza e sia morta dentro a questa carrozza. Però nessuno sa dove sia nascosta quella carrozza. Te pensi che lei si sia fatta seppellire oppure, come dicono qualcuno, sia franata in un funicolo? Chi dice che è sparita in un cretto, in un funicolo, non si sa. Io sono un pochino contrario a questo, perché non si può scappare con un carro d'oro. Un carro d'oro pesa 10 volte, 20 volte un carro normale, perché l'oro è pesantissimo. Pertanto io credo che fosse senz'altro un monumento funebre. Il suo monumento per dopo che fosse morta, a quei tempi usava, abbiamo ritrovato anche altre carrozze d'oro degli Etruschi. Ecco, la bella Antiglia cercava il modo per essere ricordata nei secoli, nel tempo, e lo trovò centrando la sua azione su una delle aspirazioni e diciamo anche su uno dei vizi umani, cioè la ricerca delle ricchezze. La carrozza d'oro che lei fece costruire può nascondere, non è stata mai trovata e quindi, secondo il detto popolare, la carrozza della bella Antiglia tutti la cercano e nessuno la piglia. E la carrozza che forma? È una carrozza, una di quelle normali, però è d'oro. Una carrozza scoperta, perché chiaramente si sarebbe coperto la bellezza della persona che vi sedeva sopra con un coppiere con quattro cavalli molto arditi e molto forti, con questa donna con i capelli sciolti al vento che correva veloce per le strade di allora. Quello che mi hanno detto, come se la immaginavano questi vecchi, sai, diventa una novella, una leggenda, una carrozza ovviamente molto antica. E quindi più che una carrozza sarà un carro d'oro, ovviamente con dei fronzoli in più, ovviamente con un arricchimento più bello, però non credo che fosse una carrozza come le nostre del 700, del 600, io me la immagino con delle ruote molto grandi, un carro come quelli medievali, insomma, anzi dell'alto medioevo, tipo 900, 1000 d.C., agghindati magari con questi fiori d'oro, questi così, però non porta una carrozza, io me la immagino più un carro. La leggenda, una volta che diventa patrimonio comune, diventa espressione della comunità e quindi ciascuno tende ad appropriarsene anche nei particolari. Ecco, in questo caso appunto ognuno quindi tende a far credere che la carrozza della bella Antiglia fosse sepolta nei dintorni, a Sovana si dice nei cunicoli
che portavano fuori il paese, si dice verso l'Elmo, si dice verso Montebuono, che sono un tempo erano territorio appunto di Sovana, e poi si dice a Saturnia sottoterra, dove sarebbe addirittura sprofondata la città di Ginevra, di cui sarebbe stata regina Antiglia insieme a Sovana, e poi a Montemerano e così via. Ciascuno cerca di appropriarsene, perché è un meccanismo di sentire propria, sua, la leggenda stessa. La storia narra che questo tesoro è stato seppellito tra Poggio Murella, Sovana e Saturnia. Forse, se ricordo bene, si parlava della vallata dell'Albegna, ma chiaramente non era ben definito il luogo, perché se no sarebbe stato sicuramente un maggiore interesse per la ricerca di questo soggetto. Vicino a posto sottoterra. Era, insomma, era stata seppellita verso la zona della Pancotta, sotto il cimitero di Saturnia. Tra Poggio Murella e Tra Sorana. le Murelle e le Terme di Saturnia. Tra Sovana e Poggio Murella. Zona di Marsigliana. Vicino Poggio Murella. Sotto il castello di Saturnia. Vicino Poggio Murella. A Sovana. Vicino al castello Macquaro, mi sembra. Ghiaccioforte. Sì, secondo me. Dai, No, Ghiaccioforte. Ghiaccioforte No. niente. Vicino a Sovana. Spogli del Bagno Santo. Piazza Turnia. Gian di Palma. Ma credo vicino Sovana. E qui ci si riallaccia un pochino però al paese abolico, c'è un motivo ben preciso. Paese abolico nessuno, lo puoi domandare a chi ti pare oggi, non solo i giovani, ma anche quelli vecchi come me non lo sanno cos'è. Però un 25 anni fa io contattavo queste persone molto anziane, avevo sentito parlare di questo paese abolico. Cos'è? Cosa non è? Dicevo, no, guarda, il paese abolico esiste, ma è un paese? No, è un bosco. Un bosco pieno di sprofondi, di burroni, di rupi, scoscese, non ci vanno neanche gli animali. Dice, e lì c'è una grotta, sembra, leggenda dice che questa grotta arrivi fino in cima a Saturnia. Dice, e hanno provato ad andarci anche gli speleologi, però arrivano fino a un certo punto, proprio là non si va. Ogni tanto dice qualche gregge di pecore, si perde qualche pecora perché va giù, ma non la ritrova più perché probabilmente trova qualche fessura, si infila. E dice che in questa grotta c'è la carrozza d'oro della bella Antiglia. Tantissimi anni fa vennero due signori giù al potere delle Murelle e giù c'era mio nonno con figli e tutti quanti, e questi signori gli domandarono se potevano visitare il potere perché c'era questa leggenda di questa regina etrusca, la bella Antiglia. E questo signore cercava quella lì. Lui aveva dei fogli, come si chiama, quelli che cercano. Cercava e gli disse questa cosa, che lei da Sovana si fermava a questa proprietà e da lì poi andava a Saturnia, ma quello era un punto di riferimento quando, insomma, come una stazione che ci si fermava. E la leggenda diceva che questa carrozza d'oro, quella che ci viaggiava lei, dice che sia stata spersa, che c'era una strada sotterranea. E mio nonno gli disse sì, potete pure visitarlo. Poi loro andarono a Mietere. La mattina, quando tornarono al lavoro, andarono nelle stalle, trovarono che avevano rotto un po' di muro e c'era una nicchia. Sicuramente c'era qualche cosa dentro. E pensarono che aveva che aveva trovato questa carrozza. E il Migismondo allora andò su alle grotte e cominciò a pulire Castello Aquarium e trovò
una botola con delle scale, scese giù e c'era veramente questa strada. La fece un pezzetto, poi si levava al fiato, il buio, aveva paura. E poi là cominciò a trovarla che era giù, che era cascata, e tornò indietro. Le leggende, nella maggior parte dei casi, hanno sempre una struttura che vuole anche insegnare, sono educative in un certo senso. Quella della Bella Antiglia pone l'attenzione su un vizio che è l'egoismo umano alla ricerca della ricchezza, di una fantomatica ricchezza, ma comunque sempre sperata, e però centrandola su questa si dà il piedistallo alla idea dell'eternità, il voler essere ricordata nel tempo in un'epoca in cui ancora non c'era il cristianesimo e quindi il paganesimo, lo vediamo dalle tombe che sono qui vicine, degli Etruschi, portava appunto a immaginare una vita dell'aldilà. In questo caso si vuole immaginare un ricordo tra gli uomini che sia eterno. E le leggende qualcosa di vero c'è. Guardati a Sovana. Tutti i sovanesi dicevano da sempre tesoro di Sovana, cioè il tesoro a Sovana, e nessuno ci credeva più. Poi per puro caso un muratore, scarpellando lì la chiesa, ha trovato la pentola con i denari. Quindi noi si spera di trovare prima o poi la carrozza d'oro della Bella Antiglia. E poi mi affascina questo nome, la Bella Antiglia. Fino a tempi di oggi si sta sempre rammentando la Bella Antiglia con la speranza di trovarla per diventare un po' più ricchi. Ti hai provato a scavare? Sì, nella vigna del mio nonno c'è il pozzo. E ti hai scavato? Sì, ma poi ho dovuto smettere perché dovevo andare a pranzo. Ogni giorno porta con sé nuove
emozioni, credi in quel che fai, e se ti chiameranno illuso, non disperare, il tuo sogno è la cosa più bella che ti potesse mai capitare. Allora tu griderai, resta in piedi, anche quando il passo cede, resta in piedi, anche se la vetta non si vede, resta in piedi, per chi ti è stato sempre accanto, quando nessun altro c'era. Le esperienze segneranno ciò che sarai. Io non ho mai chiesto tanto, ora costruirò tutto quel che vorrò, e rialzandomi da terra urlerò. Mi costringo in situazioni di necessità per cercare di essere creativo. Non dormo per incazzarmi col mondo, perché mi restituisca il sonno perduto. Tamburello le dita sul bracciolo di un sedile, su un tavolino arrangiato, sui tasti di un portatile. Cerco, insomma, di stancarmi. Non lavoro. Non mi stanco. Invece vorrei provare il sapore della fatica. Far passare questa insonnia. Tempi duri, tempi di merda, si dice in giro. Nessuna rosea previsione. Ormai non ci faccio più caso. Da piccolo non credo di essere stato l'unico stronzo a credere che quando avrei raggiunto l'età di 30 anni sarei diventato adulto, o almeno a un passo dalla mia realizzazione. Perdo creatività ogni giorno che passa. Cerco di fermare stille di quello che rimane scrivendo in fogliacci di fortuna.
basta. Né mai basterà. Che poi trarre una logica in mezzo a questo mare di carta è... Ma... Sarò sincero con te, Andrea. A 6 passi dai 30 hai in mano un biglietto per un treno regionale Roma Termini San Giovanni Valdarno. Tabacco, cartine, filtri porosi in discreta quantità per andare avanti un bel pezzo. C'è un quotidiano che ti indica 6 giorni al tuo compleanno. E devo dire che hai delle belle mani grandi, dovute anche alla statura di quasi 2 metri. Bella consolazione. C'è anche chi, con mani scheletriche, avvita e svita il mondo a suo piacimento. Ti hai ripromesso di spaccare il mondo. Ma balbetti. Non mi convinci. La Schiavone in finale a Roland Garros. E può farcela. Ha sudato, schiaffeggiato palline gialle fosforescenti che puzzano di pneumatico bruciato. Ha avuto un po' di culo contro la russa Dementieva, ma alla fine ce l'ha fatta in finale. Ce la puoi fare anche tu, Andrea, a conquistare la tua finale. Il tempo stringe. Non è soltanto l'orologio biologico, dovresti ripetertelo. Quindi prepara il colpo. Schiaffeggia la pallina come nel tuo paesino venava nel piccone, giusto? Anticipa, schiva, dinamicizzati. Parola cacofonica, brutta, ma efficace. Allora ci sei. Racchetta incollata alla mano e scaglia un dritto. Se vuoi puoi sfondarlo l'avversario, anche un muro di cinta. Non dipende dalla racchetta o dalla terra rossa, gialla o blu, neanche dalla forza che infonderai in essa. Tra la racchetta e la pallina c'è di mezzo la tua testa. Quello è l'importante. Sembra una minchiata hip hop, ma è così. Parliamoci chiaro. Sono le 10:24 del 5 giugno 2010 e sei su un ascensore che fa su e giù, prima di prendere un regionale che ti porterà a destinazione tra 4 ore. In questi giorni speri di iniziare a lavorare su un set come assistente volontario, ovvero quello che si sbatte più di tutti ma che non prende un euro per il lavoro che fa. Però impari, ti fai conoscere. Scegli, su. Mancano 6 giorni al tuo 30° compleanno. È ora. Perfetto, allora ci rivediamo tra 6 giorni. Va bene alle 18:30? Ma comunque per oggi sarebbero 70 euro. Può pagare anche con carta di credito se desidera. Mi raccomando, scelga bene. Thank you.
bianco non esiste senza il nero, così anche il mio amore è sincero. Siccome il rosso è il colore del futuro, vorrò sempre vedere l'azzurro in cielo. E quando penso al tempo che è passato, mi fa sorridere tutto quel che sono stato. E quando sento che ti vorrei lasciare, mi rendo conto che senza te non posso star. Ma più che di parlare, ho voglia di toccarti. E se ti sto a guardare, mi viene da mangiarti. Per come fai l'amore, per come riesci a darti. Se non esistessi, dovrebbero inventarti. Giusto è anche naturale, ciò che è politico è anche personale. E se si è d'accordo che non ce ne si può fregare, abbiamo tutti il dovere di pensare. E quando penso al tempo da venire, mi fa sorridere l'idea di invecchiare. Fare l'amore è un po' come suonare, è sempre il gioco di prendere per dare. Ma più che di parlare, ho voglia di toccarti. E se ti sto a guardare, mi viene da mangiarti. Ma come fai l'amore? Ma come riesci a darti? Se non esistessi, dovrebbero inventarti. Anfiteatro Flavio Colosseo, costruito in 8 anni dal 72 all'80 d.C., alto 57 metri, lungo 188, largo 156, adibito a giochi e manifestazioni popolari, poteva contenere oltre 50.000 spettatori. Palazzo dell'ENI, ente nazionale idrocarburi, costruito in 2 anni dal 1960 al 1962 d.C., alto 78 metri, lungo 86, largo 15, adibito ad uffici nei quali lavorano 1.700 persone. Un albero scelto a caso, quasi un secolo di vita, alto 40 metri, la sua chioma raggiunge un'ampiezza di 20 metri, adibito al ricambio di ossigeno nell'atmosfera. È ormai, per questa funzione, clinicamente morto.